A tutti gli appassionati del sociale una cordiale buonasera, questa puntata sarà dedicata alla disciplina del tennis in carrozzina. Conosciamo, incontriamo un grande atleta residente a Sulmona ma originario di Prato-La Peligna. Antonio Cippo, buonasera, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti e grazie a voi per essere qui e per concedermi questa intervista e, ehm, niente, grazie. Bene, allora subito andiamo alla storia. Eh, adesso Antonio Scippo ha 31 anni, ma quanto ne aveva 22, precisamente nell'anno 2007 c'è stato questo episodio che inevitabilmente ha, segna ha segnato la sua vita? Che è quello eh, di un incidente in moto, però è bello la sua reazione dopo questo episodio e si è lanciato in questa avventura, diciamo, in questa disciplina del tennis in carrozzina che poi le ha fatto collezionare una serie di successi. Allora, lei come ricorda quegli anni? Allora, mh, avevo 22 anni, era un giorno di, di giugno, il 9 giugno esattamente, mentre tornavo da lavoro con, con la mia moto, ho avuto un incidente e da quel momento la mia vita è cambiata in maniera drastica cioè ho avuto un cambio radicale e ho passato i 7-8 mesi successivi tra ospedali cliniche riabilitative per riabituarmi comunque a vivere una condizione diversa per capire come poter vivere e fare qualsiasi cosa della mia vita quotidiana stando su una carrozzina c'è stato sicuramente un periodo in cui mi sono dovuto riadattare mentalmente e fisicamente a questa nuova condizione e in quei mesi là per la prima volta ho visto praticare delle attività sportive in carrozzina. Ero ricoverato presso il San Raffaele di Sulmona, quindi la struttura che abbiamo, Olit che abbiamo qua da noi. C'è stata un'esibizione di alcuni ragazzi di Roma. Che qui da Giancarlo hanno dimostrato eh, in un doppio di esibizione come era possibile eh, giocare il tennis in carrozzina. A quel punto ci siamo detti insieme a Giancarlo: perché no, proviamo. Eh, abbiamo aspettato qualche mese, forse un annetto ancora il tempo di organizzarci, di trovare le attrezzature adatte, perché per giocare a tennis c'è bisogno di una carrozzina un po' più particolare, un po' più su misura, un po' più sicura per l'attività sportiva. Il tempo di riorganizzarci, abbiamo iniziato questo percorso. La prima volta che ho preso in mano la racchetta ufficialmente per iniziare questo tipo di attività era, ricordo, i primi mesi del 2009 e da lì in poi abbiamo iniziato ad allenarci quotidianamente come sfida personale, come divertimento venivo qua al circolo, vivevo il circolo anche il periodo estivo insieme ai ragazzi, insieme a, ai soci del circolo giocavo spesso con loro e quindi è stata una parte importante anche per la reintegrazione nella vita sociale quotidiana Prima di fare la marcord e ricordare quali e quanti successi lei ha confezionato credo che poi in questi momenti bisogna trovare le persone giuste nella circostanza giusta quindi lei qui al tennis club di Sulmona che ambiente ha trovato? Ho trovato sicuramente un ambiente molto favorevole a questo tipo di attività eh, con tanti ragazzi che stamattina erano con me eh, nella, nella stanza del sindaco per la premiazione eh, li ho praticamente visti crescere, giocavo con loro quando erano, quando erano piccoletti, ora sono dei giganti pazzeschi quindi è stato veramente un bell'ambiente. Dopo i primi mesi abbiamo, grazie a Giancarlo, abbiamo anche effettuato un totale abbattimento delle barriere architettoniche per il circolo, quindi all'inizio era fruibile soltanto i primi due campi, il primo campo coperto, il campo in sintetico là e qualche campo in terra. Eh, poi col tempo abbiamo reso completamente accessibile tutta la struttura con degli spogliatoi nuovi, completamente accessibili, rampa d'accesso e mm, quindi è diventato vivibile al 100% il circolo. Quindi diciamo che la sua presenza ha contribuito anche alla crescita no? del, del circolo stesso. Esatto, la crescita del circolo in più grazie al percorso che abbiamo iniziato noi qualche tempo fa, nel 2013 per la prima volta abbiamo organizzato un evento. Eh, nazionale qui a Sulmona con l'organizzazione dei campionati italiani a squadre eh, a settembre 2013 nel 2014 a novembre abbiamo organizzato il master italiano per i migliori 8 giocatori italiani e lo scorso anno un torneo internazionale dove sono venuti giocatori dal, dall'Iran, dall'Ungheria, eh, dalla Francia quindi è stato un torneo eh, che ha portato qua a Sulmona parecchi dei giocatori migliori d'Europa e diciamo che lei si è confrontato anche con altri atleti a livello nazionale con i suoi Colleghi e insieme poi si è avviato un, un percorso, no? anche una formazione in tal senso che ha portato a quali risultati? Dove c'è stata la prima insomma, il primo titolo? Allora, il primo titolo importante è stato proprio qua sul Buona con la vittoria dei campionati a squadre del 2013. Eh, attualmente sono iscritto per un gruppo sportivo che si chiama Gruppo Sportivo Unità Spinale Firenze che dal 2012 mi ha, mi ha visto giocare. E ha, creduto, ha creduto in me nelle possibilità che avevamo insieme di fare qualcosa di importante e nel 2013 il primo titolo qui a Sulmona nel 2011 avevo vinto il mio primo titolo nazionale per un, con un torneo nazionale proprio lì a Firenze quindi diciamo che eh, sono stati loro per la prima volta a vedere la mia prima vittoria e, e poi col tempo a, a, a volermi fortemente nel loro gruppo e a far parte di questa squadra, anche se il tennis è uno sport individuale, però far parte di questo gruppo è un orgoglio per me ed è una soddisfazione penso per tutto il gruppo. Beh, inevitabilmente c'è un po' di Sulmona, un po' di Prato la Peligna a Firenze, lei è un punto di collegamento in tal senso e credo che anche il tennis club hanno poi diventato teatro anche per organizzare eventi di questo tipo. Esattamente, spesso con Massimiliano Banci, il mio compagno di doppio che abbiamo vinto i campioni italiani, è venuto qui da noi, ci siamo allenati qua insieme a Giancarlo, quindi è diventato un punto di riferimento per, per tante cose. Abbiamo organizzato qui anche diversi raduni della nazionale perché dal 2011 sono atleta di interesse nazionale sotto la guida del CT Alberto Setti. E, um, e quindi si è iniziato un percorso che, um, per, nel quale Sulmone è, è una tappa fissa annualmente per, per questo tipo di lavoro. Beh, diciamo che anche le istituzioni si stanno accorgendo non solo della sua presenza, ma dell'importanza di questa disciplina. Tant'è che lei oggi è stato tra diciamo, premiato dal comune di Subona, dal sindaco Anna Maria Casini, con questo riconoscimento perché ricordiamolo c'è una fresca vittoria che viene da Torino. Se non sbaglio, Torino, sì. esattamente due settimane fa insieme a Massimiliano, il mio compagno di doppio, abbiamo vinto in una partita pazzesca durata 4 ore dalle 11.30 alle 3.30. Quindi in campo nell'ora di punta caldissima. 4 ore di battaglia per vincere 7-6 al terzo, salvando tre match point contro i nostri avversari e vincendo il, il titolo italiano di, di campione italiano di doppio e Estrema soddisfazione, ovviamente felicità immensa. e Questa mattina il ringraziamento va, vanno i miei ringraziamenti al sindaco per questa cosa inaspettata, insomma, e che mi fa capire comunque l'importanza della presenza di, delle istituzioni, delle persone come il sindaco, come l'assessore. Grazie a Giancarlo. Insieme collaborando si può fare qualcosa per incrementare l'organizzazione di eventi di questo genere in questa città perché sono eventi particolari che portano comunque giocatori da tutta Italia, da tutto il mondo, in una città bellissima come Sulmona. In passato mi ricordo nei campionati italiani del 2013 abbiamo sfilato in corteo con ehm, alcuni rappresentanti della giostra cavalleresca siamo andati al comune per la presentazione dei campionati a squadre diciamo in questo corteo spettacolare che i giocatori hanno apprezzato in una maniera pazzesca e credo che tornerebbero tutti quanti molto volentieri a viversi la città di Sulmona Beh, io credo che l'obiettivo, lei mi invita a nozze in tal senso, è proprio quello di rilanciare questa disciplina del tennis in carrozzina ecco come ha preso piede a livello nazionale e come invece sta prendendo piede sul territorio? Allora, a livello nazionale, diciamo che come nazione abbiamo dei buonissimi numeri per quanto riguarda atleti che fanno attività medio-alta. Attualmente in classifica mondiale abbiamo circa 25-30 giocatori italiani e siamo forse una delle nazioni che ha più atleti in classifica mondiale presenti. E per quanto riguarda il territorio, dobbiamo lavorare tanto, soprattutto per la zona del centro-sud Italia. Con Giancarlo ci stiamo lavorando da tanto. Sta venendo da qualche giorno un altro ragazzo di Pescara ad allenarsi qui. Un ragazzo Molisano e un altro di Napoli che vengono spesso qui al circolo perché è un movimento che. Nel nord Italia è molto lanciato, ci sono molti iscritti, la sola regione Piemonte fa qualcosa come 50 iscritti per un totale di 250 iscritti che ci sono in tutto il territorio nazionale. Io sono l'unico iscritto per quanto riguarda l'agonistica in Abruzzo e nel sud Italia praticamente è praticamente un'attività quasi inesistente per cui avere già un polo di riferimento qua sul Mona per incrementare questo tipo di attività, per incentivarla, per fare per prenderla e per fare delle dimostrazioni per quanto riguarda i ragazzi che ce ne sono tanti comunque con diverse disabilità nelle scuole, eh, per prendere dei ragazzini già in, in giovane età e portarli fuori, dal, fuori dalla routine, fuori dalla, da casa dove dove spesso purtroppo vengono, tra virgolette, rilegate le persone con disabilità e portarle sui campi da tennis, su una struttura sportiva come questa, dove potrebbero fare qualsiasi tipo di attività sportiva, come potrebbe essere il tiro con l'arco, come potrebbe essere il basket, perché abbiamo anche dei campi da basket, e insomma, cercare di creare un vero e proprio polo non solo per il tennis, ma proprio per l'attività sportiva per disabili in generale. Sì, diciamo che poi il tennis club nel corso degli anni è diventato un centro di aggregazione eh, giovanile e sociale. Tornando a lei, ora abbiamo parlato del passato, del presente, inevitabilmente ora si deve guardare avanti. Sappiamo che il tennis in carrozzina permette anche di restare di più sul campo no? rispetto al tennis in versione tradizionale, quindi lei il suo futuro come, come lo immagina, che cosa, quali saranno le prossime iniziative? Allora il mio obiettivo da quando abbiamo iniziato con questa attività eh, il primo evento che abbiamo fatto, quella famosa esibizione di cui ho parlato prima, si chiamava Dal trauma alle Olimpiadi. Ovviamente la parola Olimpiadi che si sente particolarmente in questo periodo perché ci sono le, le Olimpiadi per noi modellate adesso in televisione, a settembre ci sarà il torneo paralimpico e le paralimpiadi a, sempre a Rio. Eh, il nostro obiettivo è sempre stato questo, eh, è un obiettivo molto lungimirante perché attualmente eh, i giocatori che parteciperanno alle Olimpiadi sono giocatori compresi nei primi 48 giocatori al mondo e io eh, ora il mio ranking mondiale è 94. Quindi il nostro obiettivo ora è prendere, diciamo, iniziare un progetto adesso di durata quadriennale di preparazione fisica, preparazione tennistica, fatta anche di, con la partecipazione a molti tornei internazionali perché ho bisogno di confrontarmi con giocatori più forti a livello mondiale, per provare tra quattro anni, anni a Tokyo a partecipare all'Olimpia di Tokyo 2020. Allora lei viene additato come un grandissimo esempio soprattutto per, per i più giovani e si capisce il perché, credo che non ci sia bisogno di, aggi di aggiungere nulla. Allora qual è il suo consiglio per le tante persone che in questo momento si ritrovano a vivere un momento di difficoltà? Nei momenti di difficoltà ognuno di noi penso che mh, riesca a trovare la parte migliore di se stesso. E, mh, consiglio base è anche abbastanza um, semplice, è quello proprio di trovare la forza che abbiamo dentro di noi perché alle difficoltà eh, ci si passa sempre sopra, non c'è un ostacolo in che sia insormontabile davvero e con la forza di volontà bene o male riusciamo a, a superare qualsiasi difficoltà. Invece come vede questi giovani no, che la circondano qui al tennis club, eh, cosa consiglia loro per continuare questa avventura a lungo? Ma I giovani del circolo tennis sono tutti quanti molto volenterosi. Li vedo qua che praticano sport dalla mattina alla sera. Eh, purtroppo viviamo una realtà in un periodo in cui tra tecnologia, smartphone, eh, Pokémon vari in giro per il mondo sono un po' presi da altro. Però qualsiasi, tipo di, qualsiasi ragazzo. Che siano ragazzi volenterosi come loro o un po' più pigri, i genitori devono, devono tirarli fuori dalle abitazioni, togliergli qualsiasi apparecchio elettronico dalle mani e metterli fuori a fare sport perché lo, lo sport è parte la parte migliore della vita hanno possibilità di, di stare tra di loro di confrontarsi e mh, crescono in una maniera diversa sicuramente molto più, più formativa come cosa Beh, sicuramente il bello di questo sport che è poi di tutti gli sport è quello di creare anche una rete no, di relazioni umane bene noi per questa sera ringraziamo l'atleta Antonio Cippo auguriamo sì, un voi. futuro pieno di soddisfazioni sono sicuro che ci ritroveremo magari per commentare altri successi chissà speriamo speriamo a presto grazie bene, grazie Grazie anche al nostro pubblico l'appuntamento con la nostra rubrica sociale ovviamente sempre su Onda TV canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.